Seguiamo ora insieme un servizio su Ludicon, un'associazione con una storia importante alle spalle, sempre al passo con i tempi, che da sempre lavora alacremente con dedizione e professionalità a difesa dei consumatori e che ha svolto durante la pandemia da coronavirus una preziosa opera di consulenza e divulgazione. Udicon, Unione per la difesa dei consumatori, è un'associazione che ha come principale scopo statutario la tutela dei diritti dei cittadini, quali consumatori ed utenti. Tali diritti sono il diritto alla salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto all'informazione ed alla corretta pubblicità, all'educazione al consumo, alla correttezza dei contratti, all'erogazione dei servizi pubblici efficienti. Udicon è una delle 16 associazioni dei consumatori che fa parte del CRCU, Consulta Regionale Utenti e Consumatori. Oggi la nostra associazione è cresciuta notevolmente, riuscendo a sviluppare una rete di sportelli in tutto il territorio nazionale e regionale. Per consentire una copertura totale e orientarsi tra adempimenti e richieste, l'Udicon si avvale dell'esperienza di uno staff di professionisti che quotidianamente ascoltano, consigliano e indirizzano i consumatori sulla strada della consapevolezza relativa al mondo del consumo. L'Udicon ha negli anni sviluppato diverse campagne di sensibilizzazione sul tema dell'alimentazione, con particolare riferimento allo spreco alimentare. Tra le campagne di sensibilizzazione di cui Udicon si è resa protagonista e che hanno avuto risalto sui media locali e regionali, oltre alla lotta allo spreco alimentare, spiccano poi iniziative a favore della tutela dell'ambiente, dove Udicon ha attenzionato l'opinione pubblica in riferimento allo scarico in mare del depuratore consortile di Gallipoli, come anche è stata promotrice di iniziative a favore della pulizia delle spiagge. Per quanto riguarda la tutela dei diritti dei cittadini, Udicon si è fatta carico nei confronti dei propri utenti dei problemi relativi ai consorzi di bonifica e delle relative richieste di pagamento. La nostra associazione è stata parte attiva nella tutela della salute degli anziani, in particolare nelle RSA durante il periodo di Covid. Sulle iniziative a sfondo sociale, Udicon si è impegnata nella lotta al bullismo e al cyberbullismo. La nostra associazione è un punto di riferimento per le famiglie più bisognose. Udicon è con te. Udicon ti aiuta a diventare un consumatore consapevole.